suggerire una serie bellissima che ingiustamente è poco conosciuta e sottovalutata. Vi suggerisco assolutamente di vederla, ma soprattutto di farla conoscere. Suggeritela agli amici, urlatelo dalla finestra, insomma, guardatela e fatela guardare. La serie di cui vi sto parlando è lei, Chewing Gum. Se vi è piaciuta Unbreakable Kimmy Schmidt, di cui vi ho parlato, vi lascerò qui sotto i miei video, vi piacerà assolutamente Chewing Gum, perché è praticamente un Unbreakable Kimmy Schmidt all'ennesima potenza. Me l'avete suggerita voi e oh mio Dio, l'ho amata, quindi grazie mille per il vostro suggerimento. Chewing Gum è una serie divertentissima, è una serie britannica e sprizza emancipazione sotto ogni poro. La star della serie è lei, Michaela Cole, che è nata quasi il mio stesso giorno, mese e anno, solamente che lei è nata un giorno prima. Lei è una cantante, poetessa, sceneggiatrice, attrice, e Chewing Gum è un po' un suo prodotto autobiografico che è nato da un lavoro precedente, Chewing Gum Dream. La storia di Michaela ha molte cose in comune con la protagonista, e la protagonista è lei, Tracy, una ragazza di 24 anni che lavora come commessa in un alimentari praticamente dimenticato, dove in genere la gente va lì per rubarsi le cose e crede di non essere vista. Vive in un quartiere popolare londinese e vive solamente con la madre e la sorella, che sono entrambe due fanatiche religiose. La madre addirittura ha una sua chiesa e praticamente vedono il peccato, Satana, ovunque. Tracy è fidanzata da ben 4 anni con un ragazzo, Ron. Loro si vedono in camera di lei, soprattutto per pregare, e lei insomma vorrebbe passare all'azione. È così innamorata di lui e quindi pensa quasi di voler perdere la verginità con lui, perché insomma sogna determinate cose. Un giorno parla con la sua amica Candice, che ha una famiglia totalmente diversa dalla sua, viva con la nonna, però una nonna molto sprinta, diciamo, e le chiede dei consigli. Candice le dice buttati, e così Tracy prende l'iniziativa con Ron. La cosa finirà in un disastro. Lui non solo la rifiuta, la mette in imbarazzo, ma la ricopre di insulti. Insultata da Ron e totalmente sconsolata, Tracy partecipa a una delle feste di Candice, la sua migliore amica, e lì incontra un ragazzo, Connor, che diciamolo non sembra particolarmente sveglio, però Tracy si innamora follemente di lui. Non vi svelo altro, io ho visto le prime due stagioni di Chewing Gum, che sono veramente molto brevi, sono solamente 6 episodi di 30 minuti l'uno, ma li adorerete letteralmente, perché è divertentissima. I temi trattati sono tantissimi, dalla religione, la verginità, la femminilità, il sesso, l'emancipazione, il razzismo, davvero tantissime. Il modo in cui si approccia a queste cose è un modo tagliente e anche secondo me quasi politicamente scorretto. In genere i comici di basso livello, quando fanno delle battute razziste, misogine, omofobe, roba del genere, fanno queste battute che non fanno più ridere, ripetute, che cavalcano stereotipi e cose offensive di 70 anni fa, e si coprono dietro a ma è politicamente scorretto. Questa serie fa vedere come il politicamente scorretto può essere qualcosa che non va a cavalcare gli stessi stereotipi, ma anzi ridicolizza proprio la discriminazione, tutti gli stereotipi, tutti i pregiudizi che ci sono su qualcosa. Si possono fare battute politicamente scorrette tentando di smantellare insomma tutti i pregiudizi sociali, e molto spesso la serie gioca proprio su questi tabù, come per esempio la scena in cui Tracy prega davanti al poster di Gesù e subito vicino c'è quello di Beyoncé e prega entrambi. La differenza tra le battute dei personaggi positivi e i personaggi negativi è abissale. Per esempio c'è un personaggio negativo che è Ron, proprio il fidanzato, il primo fidanzato di Tracy, che già dall'inizio capiamo che è un personaggio negativo. Le sue battute proprio cavalcano stereotipi, nonostante lui sia nero, molto spesso dice delle cose razziste o discriminatorie per il livello e il ceto sociale di Tracy. Tutte queste cose apparterranno soprattutto ai personaggi negativi della serie, e soprattutto non fanno ridere, insomma vengono messe lì come dei personaggi tristi che fanno queste battute che però non vanno da nessuna parte. Mentre invece tutta la comicità si basa su altri aspetti, come per esempio i vicini di Tracy. Sono in un quartiere popolare composto da pazzi, drogati, persone che taccheggiano, ragazze madri truccate malissimo. Tutta la comicità non si basa sul deriderle per le loro debolezze, perché non sono istruite o roba del genere, perché sono povere o per il loro semplice cattivo gusto, ma si basa sul far ridere gli espedienti a volte tragicomici che si inventano questi personaggi per tentare di superare questi ostacoli che vivono. E ovviamente a volte queste cose riescono, altre volte non riescono, però gli ostacoli ci sono, e questi ostacoli a volte sono amorosi, sociali. La serie è fantastica, la creatrice è assolutamente impeccabile. Una ragazza di voi mi aveva consigliato di seguirla su Twitter, grazie mille, seguitela anche voi su Twitter, Michaela Cole, perché è fantastica. Ogni cosa che pubblica, ogni cosa che dice è veramente ok, così mi piace. La
serie è veramente super super divertente. Tracy non è la ragazza che sa tutto della vita, ma anzi è una ragazza che molto spesso non sa come uscirne fuori da cose che non conosce, oppure da cui si sente totalmente un pesce fuori d'acqua, e quindi la capisco perfettamente. Vi ritroverete e lei vi farà un sacco ridere. Soprattutto io vi consiglio di vedere questa serie, soprattutto se siete delle ragazze non caucasiche, perché forse potreste rivedervi in alcune cose che accadono a Tracy, cose proprio legate al colore della pelle, quindi non lo so, qualcuno che vi tocca i capelli perché siete afro o roba del genere, senza nessun permesso, roba del genere, cose che sinceramente non accadono in genere a ragazze caucasiche, per esempio, oppure ancora i tizi che si eccitano nel dire cose razziste. È una serie davvero diversa dal solito, che abbatte i pregiudizi ridendo, ed è una cosa fantastica, è veramente epica. Mi è piaciuta la musica, la creatrice ha scritto ogni parola, quindi non lo so, è diventata tipo la mia eroina. Sono sicura, certissima, che una volta che la vedrete la amerete, già dalla prima puntata. Quindi se l'avete già vista fatemi sapere, ma se la vedrete dopo questo video taggatemi su Twitter, scrivetemelo qui sotto, devo sapere se vi è piaciuta. E ora preghiamo per una terza stagione, nel nome di Beyoncé, nel nome di Kelly Rowland e nel nome di Netflix. Che il binge watching sia con voi. Grazie mille per aver visto questo video, fatemi sapere che cosa ne pensate, soprattutto se vi è piaciuta, perché io l'ho amata e dobbiamo farla conoscere, perché merita tantissimo e la creatrice merita tantissimo. Se vi andasse di supportarmi mettendo un like, iscrivendovi al mio canale e condividendo il video, grazie mille, girl power, e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!